Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Feltre e le strade sono già chiuse in attesa della 29esima edizione del Giro delle Mura della città di Feltre. Da ieri le stradine della nostra bellissima cittadina si sono colorate ed infiammate con corridori esperti o meno, mediante un nuovo tracciato, l'Urban Trail. Il tracciato Urban Trail di 10 km ha scorso i più bei luoghi della cittadina e rappresenta una nuova sfida per il gruppo atleti Giro delle Mura di Feltre, che già dal 2000 organizza eventi sotto la guida di Gian Pietro Slongo. Il comitato promotore è un ente molto importante all'interno del territorio bellunese, organizza tantissimi eventi sportivi, tra cui sport in piazza o la Corrifeltre. Devo dire che quest'anno la lotteria va a gonfie vele e per questo ringraziamo tutti i feltrini e tutti i turisti che li acquistano. Acquistarli vuol dire essere baciati dalla fortuna e naturalmente aiutare un'associazione che ha fatto del suo spirito e dell'obiettivo proprio lo sport, la scultura allo sport in una città meravigliosa in notturna. Signora Antonietta, non ci resta altro che acquistare un biglietto. Glielo do io, vuoi scegliere lei? Io lei. Ecco, questo è sicuramente quello vincente. Grazie signora Antonietta. Edizione del Giro delle Mura, categoria Senior Master, vince con il tempo di 34 minuti e 11 secondi per l'Atletica San Rocco, Andrea Prezza. Paolo! Vince con il tempo di 40 minuti e 56 secondi. Portacolori dell'ANA Atletica Feltre, Francesca Tonin. Siamo in compagnia di Secondo Girotto, che è uno dei coordinatori e organizzatori del Giro della Mura. Responsabile della sicurezza della GDM, della Giro delle Mura. Raccontaci un pochettino, com'è lavorare da volontario, chi c'è nel background di questa grandissima manifestazione? Allora, che coordina tutto il lavoro che viene fatto è Piero Slongo. Poi ogni settore ha un suo responsabile, c'è la segreteria, c'è l'organizzazione logistica che fa capo a me, che fa capo a altri. Cioè ci sono i vigili del fuoco che hanno l'organizzazione logistica e tecnica per quello che riguarda non solo le gare, ma anche tutta la logistica della cucina. Quest'anno in particolare è dedicata al gemellaggio con una gara con Figno a Matrice e poi questa sera invece è dedicata all'associazione Giro delle Mura. L'organizzazione è composta da volontari che sono tutti quanti volontari, nel senso che dedicano il proprio tempo, libero, al di là del tempo di lavoro, e quindi l'organizzazione mette a disposizione, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco mette a disposizione, oltre alle attrezzature, anche questo personale, perché è una gara dedicata anche ai Vigili del Fuoco, c'è l'aspetto internazionale, europeo, e quindi di conseguenza c'è anche questo feeling, diciamo, questo da anni che si fa questa cosa qua, insomma. L'associazione quanti volontari conta all'incirca? Allora, guarda, nel lavoro che facciamo tra segreteria, logistica, vigile del fuoco, in tutti i vari settori tecnici, così sui circa 150-200 persone più o meno che lavorano per organizzare questa gara qua. E poi ci sono tutti i vari settori, no? Che sono meno visibili, ma che hanno, diciamo così,
una grande importanza, che è la gestione della tesoreria, la gestione della lotteria, che è importante, che è una delle cose che di autofinanziamento del Giro delle Mura, che parte da giugno e finisce, diciamo, a settembre, con l'estazione dei biglietti che ci sono in palio, le macchine, tutto quello che riguarda l'aspetto della lotteria. Oggi lo spettacolo continua con il Giro delle Mura, gara podistica internazionale su strada in notturna che partirà dalle ore 18 con la gara amatori e proseguirà in serata con il campionato europeo Vigile del Fuoco, il Miglio dei Comuni, la gara ad eliminazione Running 7 Laps ed infine la prova di 9,5 km dei Top Runner. Come sempre non si può non dar lustro al lavoro dei numerosissimi volontari che rendono possibile una manifestazione così grande, così importante e che accendono il motore che va più veloce di tutti in certe occasioni, quello della solidarietà. Tutte le news, le classifiche e gli aggiornamenti li potete trovare nell'omonima pagina Facebook oppure al sito www.girodellemura.it.